Ciao mamme, ciao papà, sono la maestra Rosalba. Oggi vi voglio parlare dell'allestimento nelle vostre case di ludo angoli per fare giocare i vostri bambini. Si tratta di organizzare in una stanza, in un angolo, in qualsiasi stanza della vostra casa, io per esempio l'ho fatto in questo piccolo angolo, di allestire delle zone gioco per i bambini con materiale da riciclo o di scarto. Quindi diciamo che prima di poter fare questo allestimento ci sono dei lavori preliminari che dovete fare, come per esempio raccogliere il materiale e creare anche dei punti di appoggio. I punti di appoggio che io ho fatto sono di diverso tipo, possono essere degli scatoloni di carta, delle cassette messe al contrario, delle basi di tela o di cartone, anche delle scatole di scarpa o anche dei semplici coperchi. In questi punti di appoggio che creerete nelle vostre case, utilizzando anche sfruttando anche dei mobili, se avete uno scaffale basso dove i bambini possono giocare, è importante che siano tutti punti di appoggio bassi, ad altezza di bambino, anche dei tavolini dove poter allestire questi angoli. Cosa mettere sopra questi punti di appoggio? Quello che vi consiglio è di sistemare del materiale, come vi ho già detto, di riciclo che avrete precedentemente raccolto, quindi prima dovete fare un lavoro di selezione, di raccolta di questo materiale che in genere viene buttato, quindi non è neanche difficile e comunque andando in giro per casa si trova qualcosa. Io per esempio in questo punto di appoggio ho messo dei CD e anche delle scodelline di alluminio con cui i vostri bambini possono giocare. In quest'altro punto di appoggio ho collocato dentro una cesta dei rotoli che sono i rotoli della carta Scottex, della carta igienica, più o meno grandi, che possono suggerire comunque delle attività. Tutto quanto deve servire per poter suggerire ai vostri bambini delle attività. In quest'altro cesto, per esempio, ho messo i tappi delle bottiglie del latte. La cosa importante è che tutto venga messo in maniera ordinata e selezionata, cioè in ogni contenitore va messa una tipologia di materiale. Qua per esempio ci sono i gusci delle noci, in questo contenitore ci sono queste barrette di legno, quelle del gelato, in quest'altro ho messo le conchiglie. Ogni punto di appoggio è bene che abbia del materiale selezionato e che non venga messo tutto, diciamo, alla rinfusa, tutto mischiato. Sarà poi il vostro bambino a decidere cosa scegliere e cosa fare di questo materiale. Appunto perché diciamo che lo scopo di questa tipologia di gioco è quello di creare nei bambini e di suscitare in loro curiosità e stupore. Il bambino quando entrerà nella stanza dove voi avete precedentemente preparato l'angolo per lui, sicuramente proverà stupore nel vedere questa tipologia di materiale, che non va mischiata, vi raccomando, con materiali di plastica, con giochi elettronici. Tutto deve essere fatto in un angolo tranquillo della vostra casa, lontano da altre fonti, diciamo, di distrazioni. Cosa farà il bambino? Il bambino quando si troverà, ognuno di loro, quando si troverà a contatto con questo tipo di materiale, sicuramente la prima cosa che farà è di toccare il materiale, di manipolarlo e quindi di esplorarlo. Ecco, la vostra funzione sarà quella proprio di organizzare l'angolo e di dare la possibilità al bambino di giocare liberamente, di esplorare, manipolare e perché no anche di creare delle storie, di creare un filo all'interno, diciamo, di questo spazio. Quale deve essere il vostro ruolo? Il vostro ruolo è quello di essere osservatori e presenza, che il bambino sicuramente avvertirà, ma presenza discreta, cioè dovete cercare di intervenire il meno possibile, di lasciare il bambino completamente libero di muoversi e di costruire qualcosa all'interno di questi angoli, però è una presenza che sicuramente il bambino avverte, quindi se capita, se il bambino vi pone una domanda o se volete, potete comunque intervenire, ma sempre in maniera comunque discreta e lasciando il bambino completamente libero di seguire, diciamo, la sua narrazione. Potrete anche, se volete, nel momento in cui il bambino chiederà il vostro intervento o dirà una frase, dirà qualcosa, potete anche, come dire, incentivare il bambino o con un vostro gesto o con delle parole non troppo invadenti, oppure introducendo anche dei nuovi materiali.
potrete fare per esempio un angolo solo con questo tavolino, senza mettere troppe cose. Io in questo momento le ho concentrate tutte, ma potrete anche fare dei piccoli angoli caratterizzati da qualcosa. E poi man mano, mentre il bambino va costruendo, fa per esempio un trenino con le noci o ci mette dentro qualcosa, potrete rilanciare ciò che il bambino sta facendo, introducendo anche dei piccoli animali. E così il bambino, diciamo, potrà continuare il filo della storia che si sta inventando e potrete così stimolare in qualche modo la fantasia dei bambini. Sarà sicuramente un tipo di attività dove il bambino viene lasciato completamente libero, ma libero di inventare qualcosa. Sicuramente ne verrà fuori una narrazione, una storia, qualcosa su cui anche voi vi potete a un certo punto inserire e giocare e passare del tempo insieme ai vostri bambini. Spero di avervi dato dei consigli utili e spero soprattutto che ci rivediamo al più presto. Un bacio e un saluto per tutti. Ciao!